Siamo lodati Gesù e Maria. E innanzitutto un santo e buon Natale a tutti. Oggi abbiamo ascoltato nella messa del giorno del Natale, come ogni anno, lo splendido prologo del Vangelo di San Giovanni, che ci porta prima a contemplare la natura eterna e increata del Figlio di Dio, fatto uomo. In principio era il Verbo, il Verbo era Dio, tutto è stato fatto per mezzo di Lui. E poi il suo abbassamento impressionante, il Verbo si fece carne, quindi da Dio, certamente rimanendo come tale, però si abbassa a apparire realmente come uomo. Quindi capite che il mistero di oggi è un mistero dell'umiliarsi di Dio. Dio si è veramente umiliato e abbassato fino ad apparire come un bambino incapace di parlare e di muoversi, colui che ha creato l'universo, tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui. Quindi per quanto ci mettiamo a contemplare, noi non potremo mai comprendere fino in fondo questa cosa. Quindi il Natale in realtà è la celebrazione dell'umiltà di Dio e di sponda anche della nostra umiltà, solo che c'è una piccola differenza: che Dio si è umiliato, è veramente sceso. Noi dobbiamo semplicemente prendere atto di quello che siamo, perché questo significa essere umili, entrare nella verità di noi stessi. Ora, anche in questa omelia, io come già questa notte, prenderò alcuni stracci della splendida lettera che il cardinale Petrocchi, già vescovo di Latina, ora arcivescovo dell'Aquila, ha scritto sul Natale, che parla proprio dell'umiltà e che ci aiuterà un pochino sia a comprendere il senso del Natale, sia come vivere questa solennità in maniera fruttuosa. Quindi comincio qualche citazione testuale di alcuni stralci di questa splendida lettera. Il Natale è la celebrazione dell'umiltà di Dio, che assumendo la natura umana si è fatto uno di noi. E seguendo il suo esempio, i credenti sono chiamati a imitare lo stile di Gesù, diventando come lui miti ed umili di cuore. L'umile che scopre il mistero del Natale si apre all'immenso amore del Padre Celeste, che in Gesù lo esorta a diventare figlio nel figlio. A quanti l'hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, abbiamo ascoltato nel Vangelo. E quindi si rivolge a lui, chiamandolo affettuosamente Abba, Papà. Non ha lo sguardo occupato su se stesso, ma tiene gli occhi fissi nel Signore. Questo come primo quadretto. Ora, chi è la persona umile? Tre pennellate tratte da questa lettera per comprendere bene le disposizioni per una sana umiltà. Allora, l'umile fa verità senza sconti, ma attenzione, non giudica con asprezza il suo prossimo, lascia a Dio valutare la responsabilità di ciascuno. L'umiltà, diceva Santa Teresa, è verità. Se una cosa è buona, e se è cattiva, è cattiva. Se qualche persona ha fatto una cosa che è cattiva, attenzione, quella cosa è cattiva. Ma l'umile non giudica la persona, perché noi non sappiamo se e quanto una persona si renda conto delle cattiverie che fa, se non sia ingannata, se non sia in errore, se non sia in buona fede. Mai giudicare nessuno. Gesù non giudica mai nessuno e non vuole che giudichiamo nessuno. Quindi l'umile fa verità senza sconto, ma non giudica con asprezza il suo prossimo, lascia Dio valutare la responsabilità di ciascuno. Ha il coraggio evangelico del sì, sì, no, no. Se una cosa è buona, se è cattiva è cattiva, ma non c'è alla tentazione di scagliare giudizi roventi contro gli altri. Guardate che noi siamo in una società che questa cosa la fa dalla mattina alla sera. E adesso poi con il social network, questa è la mia, mio cavallo di battaglia, è una cosa, cioè, proprio intollerabile. Quando uno si siede dietro una tastiera, vomita veleno e spara contro tutto e contro tutti. Ma questo è da confessare, Io intanto ci parliamo alla prete, cioè qui dobbiamo fare un
un libretto per l'esame di coscienza sui peccati contemporanei, cioè comportamento sui social network. Non è che se tu stai dietro la tastiera puoi vomitare che dietro contro tutto e contro tutti, tanto stai dietro la tastiera. Non si fa, non è cristiano. Papa Francesco direbbe: è peccato, è spesso e volentieri perdonato, ma è peccato mortale infamare, infangare il prossimo, essere cattivi nei giudizi. È brutto, non si fa, non c'è niente a che fare con lo stile di Gesù. Ora, certamente l'umile, quando è necessario, ricorre con franchezza alla correzione fraterna, ma con rispetto e nell'esclusivo interesse del prossimo. Se c'è qualcosa da dire, la dico con grazia e con amore al diretto interessato. E attenzione, avendo cura di scegliere il tempo opportuno e il modo adatto. Voi sapete, quando si corregge qualcuno, non bisogna mai correggere quando, per esempio, è arrabbiato, non bisogna correggere in pubblico, mortificandolo davanti a tutti, o commalgando con male parole. La persona deve capire anzitutto che io gli voglio bene e che quello che gli dico lo faccio per amore suo, e poi eventualmente dico qualcosa. Questo è il primo quadretto. Bello, eh? Vediamo il secondo quadretto. Altra cosa molto importante: l'umile valorizza ciò che unisce prima di evidenziare ciò che divide. Questo è importantissimo. Io vorrei tanto che imparassimo una cosa. Io sto cercando di impararla, mano a mano che aumentano gli anni e diminuiscono i capelli, d'accordo? Ecco. Cioè, anche la persona più distante da noi, più diversa da noi, che proprio stiamo uno al polo sud, ha delle cose buone che io devo conoscere, riconoscere e valorizzare. E a partire da queste cose buone devo cercare sempre di intessere un dialogo costruttivo. Ci sono due modi di affrontare la realtà: stare a stigmatizzare tutto quello che va storto, oppure cercare quello che va dritto e costruire su quello che va dritto. L'umile opta per questa seconda possibilità. Avendo sviluppato la capacità di collaborare, ha la mano tesa verso chi ha bisogno e gli offre il suo aiuto con gratuità e semplicità. È sinceramente aperto al dialogo e opera come uomo di comunione. Si comporta perciò, e permettetemi, qui a Sermoneta c'è tanto bisogno di questo, lo dico con tanto amore di padre e di pastore, si comporta perciò come un instancabile tessitore di fattiva concordia e rapporti solidali. Adotta la pazienza dei tempi lunghi e aspetta che i frutti maturino nella stagione giusta. Questo per un prete vale tanto, perché le persone, prima che crescono, che interiorizzano tante cose, ci vuole il tempo, e a volte tanto tempo. Le parabole che Gesù fa nel Vangelo, no? Il seminatore, perché usa la parabola del seminatore? Perché tra quando getti un seme e vedi un albero adulto, ma quanto tempo ci passa? Perché le persone crescono piano piano, interiorizzano le cose piano piano, gli devi dare tempo. E aggredirle prima del tempo, un rimprovero fatto malamente a tempo indebito, è devastante, perché distrugge anche quel poco di bene che dentro l'anima già c'è. Scopre ogni giorno di più che pure la sofferenza portata con il Signore può trasformarsi in un tesoro spirituale ed esistenziale. L'umile, quando c'è una sofferenza, non mette Dio sul banco degli imputati, come qualche famoso cantautore cantava una quarantina d'anni fa, d'accordo? Non dice: perché, se Dio esiste, questa cosa non sarebbe successa, ma cerca di capire anche il senso della prova e della sofferenza, che molto spesso è un atto di amore di Dio nei nostri confronti, per aiutarci, per metterci nella verità, per farci entrare un pochino in una dimensione un po' più corretta e saggia della vita umana. Ultimo tratto e ultima pennellatina e poi chiudiamo. Prova l'impatto con le proprie fragilità e gli insuccessi della vita. Momento fondamentale per crescere nell'umiltà. Sia benedetto il Signore per tutti gli insuccessi della nostra vita, per tutti i momenti in cui dobbiamo dire, ci vuole grande coraggio e grande maturità, ho sbagliato, che
capite? Ma tranquilla, ho sbagliato. E dirlo proprio con senza nessuna prova. Gli insuccessi della vita costituiscono il test che svela la vera umiltà. Infatti, chi confida in Dio riconosce senza anestetici le proprie insufficienze e ammette i propri errori. Vogliamo provare in questo Natale a pensare quante volte abbiamo detto davanti a Dio ho sbagliato, e cosa più difficile, davanti al prossimo ho sbagliato. Chi confida in Dio riconosce senza anestetici le proprie insufficienze e ammette i propri errori. Attenzione, ma non cede allo scoraggiamento, perché è normale che mi sbaglio, sono essere umano, non sono un padre eterno. Padre eterno lo contempliamo con bambino, io non sono un padre eterno. Dice, hai scoperto l'America, nessuno ha scoperto l'America, tutti quanti lo diciamo, non siamo il padre eterno, ma se non siamo il padre eterno ci sbagliamo, capito? Non c'è uno scoraggiamento che non si arrende rimanendo vittima di se stesso. Lumina e tenace, sbaglia benissimo, si rialza subito e ricorre a Dio, che è amore. Per questo, ecco un altro segno della persona umile, mantieni la serenità e un sano ottimismo. Sei sereno? Sei ottimista? Beh, stai messo bene con l'umiltà, perché il superbo è inquieto e è pessimista. Ricomincia ogni volta contando sulla misericordia e sulla provvidenza dell'Onnipotente. Questo è un maestro della spiritualità cristiana, che è San Francesco di Sales, ha affermato: l'umile trova tutto il suo coraggio nella sua incapacità. Più si sente debole, più diventa intraprendente, perché tutta la sua fiducia è rimosta in Dio. Dio si è fatto un bambino, proprio incapace anche di muoversi. Perché? Per aiutare tutti noi a diventare umili, a metterci in questa santa verità di noi stessi. Se abbiamo queste disposizioni del cuore, Dio fa miracoli. Se queste cose non ci stanno, Dio nasce, si fa bambino e ti scorre completamente addosso, perché non sta in condizione di poter accogliere i grandi doni che questo evento porta con sé. In questo senso, ecco, con Maria, Madre di Dio, torno a rinnovare i miei auguri di un santo e buon Natale a tutti. Siamo dati Gesù e Maria. Sì.